Pasta del Capitano è qui per la celebrazione dell'Epifania. L'Epifania è la manifestazione di Gesù Bambino ai Re Magi. Ma chi sono questi magi? Stranieri venuti da lontano, che rappresentano tutti i popoli. Uomini sapienti, istruiti, che scrutano il cielo, studiano gli astri, non tanto per predire il futuro e ricavare dei guadagni, ma per ricercare la vera luce. La luce che illumina i cuori e le menti dell'uomo e indica la strada da percorrere nella vita di ogni giorno. Con curiosità, coraggio e tenacia, i magi si mettono in cammino, intraprendono un viaggio duro e faticoso, pieno di timori e di incertezze, guidati da un'intuizione, dalla luce di una stella, da Dio, che li ha portati inaspettatamente davanti ad un bambino, un bimbo misterioso, indifeso, avvolto in fasce, che suscita nei loro cuori stupore, meraviglia, pace, amore e il riconoscimento della sua regalità e della sua divinità. Anche noi oggi vogliamo essere come i magi e con coraggio e fiducia ci mettiamo in cammino verso l'altare per incontrare Gesù nell'Eucaristia, suprema Epifania, manifestazione della passione, morte e risurrezione. Accogliere il corpo di Gesù ci rende forti nella fede e capaci di testimoniare il vero amore a tutti i popoli della terra. Voi non ricordate, i più grandi ricordano il grandissimo Papa, uno penso più grande di tutta la storia della Chiesa, che si chiamava Giovanni Paolo II. Veniva anche come me dalla Polonia e lui nell'anno, adesso Sabrina vi dirà qual anno, 1994, ha scritto una lettera ai bambini. Noi non leggiamo tutta, però alcuni brani molto rilevanti. Buon ascolto. Lettera di Giovanni Paolo II ai bambini. Il Natale è la festa di un bambino, di un neonato. È perciò la vostra festa. Voi la prendete con impazienza e ad essa vi preparate con gioia, contando i giorni e quasi le ore che mancano alla Santa Notte di Betlemme. Mi pare di vedervi. Voi state preparando in casa, in parrocchia, in ogni angolo del mondo il presepe, ricostruendo il clima e l'ambiente in cui il Salvatore è nato. È vero, nel periodo natalizio la stalla con la mangiatoia occupa nella chiesa il posto centrale.
E tutti si affrettano a recarvisi in pellegrinaggio spirituale, come i pastori nella notte della nascita di Gesù. Più tardi saranno i magi a venire dal lontano oriente, seguendo la stella fino al luogo dove è stato deposto il Redentore dell'universo. Cari bambini, vi scrivo pensando a quando anch'io, molti anni fa, ero un bambino come voi. Allora anch'io vivevo l'atmosfera serena del Natale e quando brillava la stella di Betlemme andavo in fretta al presepe insieme con i miei coetanei per rivivere ciò che avvenne 2000 anni fa in Palestina. Noi bambini esprimevamo la nostra gioia prima di tutto col canto. Quanto sono belli e commoventi i canti natalizi che nella tradizione di ogni popolo si intrecciano intorno al presepe. Quali pensieri profondi vi sono contenuti e soprattutto quale gioia e quale tenerezza essi esprimono verso il divino bambino venuto al mondo nella notte santa. Quanto importante è il bambino agli occhi di Gesù. Si potrebbe addirittura osservare che il Vangelo è profondamente permeato dalla verità sul bambino. Lo si potrebbe persino leggere nel suo insieme come il Vangelo del bambino. Che vuol dire infatti? Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli? Non pone forse Gesù il bambino come modello anche per gli adulti? Nel bambino c'è qualcosa che mai può mancare di chi vuole entrare nel regno dei cieli. Al cielo sono destinati quanti sono semplici come i bambini, quanti come loro sono pieni di fiducioso abbandono, ricchi di bontà e cure. Questi solamente possono ritrovare in Dio un padre e diventare a loro volta, grazie a Gesù, altrettanti figli di Dio. Dio li ama, cari ragazzi. Questo voglio dirvi in occasione di queste feste natalizie che sono in modo particolare le vostre feste. Vi auguro che esse siano gioiose e serene. Vi auguro di fare in esse una più intensa esperienza dell'amore dei vostri genitori, dei fratelli, delle sorelle e degli altri membri della vostra famiglia. Quest'amore poi si estende all'intera vostra comunità, anzi a tutto il mondo, grazie proprio a voi, cari ragazzi e bambini. L'amore allora raggiungerà quanti ne hanno particolarmente bisogno, specialmente i sofferenti e gli abbandonati. Quale gioia più grande di quella portata dall'amore? Quale gioia più grande di quella che tu, Gesù, porti a Natale nell'animo degli uomini e particolarmente dei bambini? Alza la tua manina, divino bambino, e benedici questi tuoi piccoli amici, benedici i bambini di tutta la terra. Giovanni Paolo II. E viviamo l'Epifania del Signore, l'Emanuele, il Dio con noi, che per salvarci si è fatto uomo. Ora entrano le magi, che si prostrano e adorano Gesù, e ti portano il dono. L'oro, simbolo della regalità, perché riconoscono che il bambino Gesù è il re dell'universo. Simbolo della divinità. Gesù è vero Dio e vero uomo. La mirra, simbolo dell'umanità, dell'essere uomo, allude e preannuncia la passione di Gesù, perché è un olio che si utilizzava per la sepoltura dei corpi.
ascoltano Gesù, lo accolgono nei loro cuori e vengono trasformati, sperimentano il vero amore. La salvezza è per tutti i popoli e per tutti gli uomini che cercano la verità. Ora, anche noi, andiamo incontro al Signore e offriamo il dono noi stessi, certi che Lui ci comprende, ci ama e ci accoglie a braccia aperte. Con questi sentimenti ci accostiamo a Gesù Bambino per adorarlo e baciarlo. Dopo i Re Magi verranno tutti i bambini e dopo gli adulti. Speriamo che basta.